sì, bellissime, eccoci, calme soprattutto, calme come Alice, che farà, grazie Alice per avermi concesso 2 minuti in più per questa video intervista, alla Benedetta e Alice, stupende, in baby, non morbose ma amorose. Questo è uno spot che ti sei creato dalla quarta volta che lo stai di oggi. Ti piaceva in conferenza? È bello. Non ti piace più amorose, no, mi che piace, morbose? Più amorose che morbose. Ma io sono morbosa comunque. Sì, come Alice Pagani. Anche Ludovica è morbosa. Ludovica sta in una fiaba. Ludovica, io mi sono innamorato di Ludovica. Sì. A te non mi piaci. Come non Ludovica, piace? Ludovica, io proprio. Dai, con me è per... Basta. Ludovica, perché mi tratti male? Ludovica invece mi sembra veramente una fata. Ma hai detto strega? Una fata che sbaglia, come quelle di Guadagnino. Tu in Suspiria se si sta benissimo. E mi sembra un idealista. Laddove la geniale Porcaroli è una realista, invece. Vi piacciono queste due definizioni? Molto. Sì, molto. Trovo molto pertinenti, molto pertinenti. E parliamo un attimo della sessualità dei due personaggi, che è una cosa che mi ha interessato molto. Sì. Ed è legata forse anche a quello che dicevo prima. Lo trovo molto rivoluzionario il fatto che ci siano due sessualità molto diverse nei personaggi. Molto sorprendenti per noi spettatori. Vogliamo parlarne? Sì. Chiara, secondo me, cioè la mia Chiara, che poi magari è diversa da quella che vedete voi, appunto, come ho detto prima, lei è cresciuta in un contesto estremamente bugiardo, estremamente fasullo, quindi anche dentro casa sua ha sempre respirato quest'aria molto strana, in cui la verità non emerge mai, è una finta calma piatta, no? I genitori sono separati in casa, ma comunque uno si fa la sua vita, sembra sempre tutto bene, escono tutti insieme a cena, il problema non c'è mai. E quindi lei instaura tutti i rapporti della sua vita seguendo questa scia, quindi anche per quanto riguarda i ragazzi con cui lei sta e con cui va a letto, lei lo fa perché nella vita si fa, non perché provi realmente piacere in quest'atto qui. Cioè lei lo fa come se fosse quasi, non lo so, non ha una femminilità all'inizio in questa, in questo senso, no? La fa sentire mentre a un vera. Certo punto, forse. A un certo punto, perché non ha messo a fuoco la sua vera identità. Vedi, questo è molto interessante. A un certo punto, paradossalmente, riesce a mettere a fuoco tutto in un modo un po' più... anche irrazionale, però emerge comunque una sua, finalmente, carica emotiva e sessuale. Interessante. Sarebbe da approfondire. Alice, prenditi tutto il tempo che vuoi per rispondere. No, Ludovica... Ma in tutte le video interviste ha fatto così? Non puoi capire. Cioè, ste pause anche costruite. No, le altre interviste gliele ho scritte, io le ho risposte, però cioè, mo veramente... No, dai. Allora va bene, basta. Allora, Ludovica. Ludovica, io non ho... Cioè, io questo argomento della... sessualità di Ludovica non l'ho mai capito, come non penso che non l'abbia capito manco lei, perché lei andava, viveva ogni momento, si è innamorata perdutamente nella serie, non ha capito più nulla. Però lei è una che si innamora, per esempio, Chiara no, capito? Ludovica si è innamorata talmente tanto che ha seguito questo... che ha seguito la scelta sbagliata per colpa dell'amore. Ok, mi sono emozionato perché sono un vecchio critico. E quindi mi sono emozionato prima parlando con Isabella e Claudia, perché vedevo, perché loro sono state Benedetta e Alice. Per la mia generazione, certo. Isabella con Sapore di mare ci ha proprio, certo, sdrumato, visto che prima parlavamo un po' di Manesco. E Claudia con Le amiche del cuore di Placido ha fatto un baby ante litteram, soprattutto il suo personaggio. Era veramente potentissimo e molto morboso. Che sensazioni avete vicino a queste due dive del cinema italiano in una posizione che loro hanno avuto qualche anno fa? Che sensazioni vi dà questo? Non vorrei essere nei loro panni, assolutamente.
Ma sentite lo sguardo, sentite questi sguardi. Beh, no, diciamo che secondo me di noi me... uomini maschi, sentite anche questo sguardo. No. Visto che stiamo parlando di personaggi con sessualità devo e dire sensuali. Sono due donne estremamente intelligenti, estremamente talentuose. Ma sì, poi più che altro abbiamo fatto tutto il percorso insieme e tra attori secondo me non c'è età. C'è stata una grandissima... Quindi io mi sono sempre sentita a loro coetanea. No, c'è stata una grande solidarietà. Cioè non c'è un nonnismo tra attori, spesso non accade questo, perlomeno nelle mie esperienze. Ma questo è vero, che a un certo punto diventi senza tempo, è sì, così. Cioè è la cosa bella del mestiere, no? Siamo coetanei, Claudia. Bene, questa video intervista invece è purtroppo a tempo ed è finita. Grazie a signore lei. E complimenti ancora. Grazie.